grazie a lei abbiamo avuto la soddisfazione di portare la nostra cinema in Venezia. Devo fare anche un breve ringraziamento. Grazie a tutti gli assessori che avevamo così, che ci ha sostenuto. E ringrazio gli sponsor, Luca Carmedelli e Ponte Seregoli e Discendente di Dante, che ci hanno aiutato. E ringrazio i collaboratori, soprattutto gli operatori storici che ci hanno fornito attori come Massi, Epomasse, armature da dati storici e dati di scaligeri.com, in particolare il presidente Fabio Sassoni. Ringrazio anche il protagonista di Iulio Castorani, che stasera purtroppo non sta bene, non ha potuto venire, e che però è rappresentato dagli altri membri dell'associazione delle Danze Carigere, che ci presenteranno e avere una breve presentazione teatrale con Cataranne e Natalie. Ringrazio anche la musicista che accompagnerà queste scene e l'ha fatto con la sua sonora, con tutto il documentario. Si tratta della cantante veronese Marta Sara. Volevo ringraziare innanzitutto per questa serata sia Andrea Castelletti di Teatro in Vivere, grande Mario, che è stata la regista, che è stata il vero sex machina di tutta questa produzione di questo video documentario, perché mi ha dato la possibilità di poter presentare quello che è veramente un video racconto. Il lavoro che mi ha fatto Andrea Ariane è stato veramente importante, perché sia nella riproduzione di questo video documentario che riproduce alcuni fatti storici della nostra città, hanno lavorato tantissimo anche per riprodurre particolari importanti, voi sentirete parlare, gli attori e gli abitanti di questo video documentario, sentirete parlare di dialetto veronese dell'epoca. Quindi una ricerca anche storica che ha portato a ricercare la lingua, a cercare anche di riprodurre la narrativa del canale della Scala, che è una riproduzione fedele di quello che allora i guerrieri dell'epoca si sentivano quando andavano in battaglia. Comunque noi come provincia di Verona, l'assessore della cultura, abbiamo dato una mano per la produzione di questo importante nuovo film e poi dalla presentazione effettuata in occasione di Prata, tutta una serie di proiezioni di iniziative come questa che veramente fanno raggiungere lo scopo prefisso al nostro documentario, perché prodotto documentario è importante, però è tanto importante e molto fondamentale favorire la diffusione. In questo senso la presidenza del Consiglio di Luca Cazzarotto accoglie con vero spirito proprio promuovendo la diffusione sul territorio di questo nuovo film. Continuate pure, vediamo che abbiamo motivi per combattere. Allora, capitano, chi ha ragione? Voi cosa dite? La tecnica di memoria, la ragione sarà vincitore. Lo primo tuo rifugio, il primo ostello, sarà la cortesia del grande barco, che in sua scala porta il santo cielo. Linde avrassi benigno sguardo, che del fare e del chiedere, tra cui pure ti avvino, quelli che tra gli altri ed è più tardo. Con lui vedrai, con lui che è presso pure, nascendo sì da questa stella forte, che non parli di via opere sue, non se ne sono oggetti ancora corte, ed è la nuova età, che pur 9 anni su queste rocche intorno di ogni torte. Ma via che pascolo, l'alto amico in grande, parlando tra vive della sua virtute, in un guarda d'argento, mira da fare, le sue magnificenze conosciute saranno ancora, se le sue nemici non ne potranno tenere le lingue venute. Cosa è veramente cambiato, poeta? Per quanto certe idee possono essere divise, non potranno mai essere estinte. Ti dico, credevamo nel potere delle stelle, così noi, gli astri, le
ma è per peline, per il loro divertimento. Voi non siete la peline di nessuno, mio signore, l'avete appena dimostrato. L'ho fatto? E guardate cosa c'è successo. Non dovete tormentarvi per la mia origine, signore. No, ma la vera domanda è se si tratta di destino o di sfortuna. L'ha mandata Dio la pioggia per impedire di proseguire la guerra. Guardate quanta l'acqua. Non sono mai stato così fermo come adesso. Ma è Dio che non impedire di conquistare la mano. Ma che succede? Il nome del cantante, del leggendario cantante, ha dubbi su se stesso. Non è di me che subito ho una forza dentro di me. Ma è la mia natura o qualcosa di più. Ho fatto un destino superiore. Si dice che Marte devo staccarsi dalla vita quando sono nato. Si significa che dovrò essere un soldato. Potevo rinnegare il mio fatto. Potevo dire no. E che perché avreste potuto dire no? Perché allora sapremo che nella nostra vita abbiamo una scelta. La scelta c'è, ma dobbiamo cercare di leggere il nostro destino nelle stelle. Dobbiamo cercare di trovare la volontà del Signore. E se ci inganniamo? E se non fossimo in grado di leggere perfettamente i segni? Immaginate che state leggendo un libro qualsiasi. L'autore ha scritto un poema bellissimo, sì, qualcosa di meraviglioso. Ha un'idea chiara nella sua mente e lui immagina, si descrive un cielo carico di nuvole. Quando voi lo leggete, però immaginate qualcosa d'altro. Sì, per voi sono cieli pieni di nuvole bianche, per voi sono grigi e carichi di presagi funesti. No, voi non siete nell'errore, Signore, solo che la volontà dell'autore è un'altra. L'atto di leggere cambia entrambi, il poema e il lettore. Ci vuole un atto di volontà, sia da parte del divino autore che del lettore mortale, per creare un destino. Potete dire che io posso cambiare il mio destino? Oh, se proprio insistete. Capite di cosa sto parlando? Io mi trovo su un confine. Sono stato oggetto di una profezia per cui le cose mi guardano personalmente. Ma cosa si separa l'interpretazione dei segni dalla vera disobbedienza alla volontà del Signore? Suppongo che sia la volontà del Signore che mi cambia la strada. Come sempre si vede, ovviamente per quanto riguarda le questioni di carattere generale, non ci sono le specifiche, prima che vi critico. Naturalmente, signore, altrimenti cosa servono i poeti? Ma prima di tutto per pregare le loro poesie. Ieri sera ho visto che non avevate bisogno della mia poesia per rallegrarvi. Vi sono bastati i versi del giullare. Non vi avevo forse divertito la canzone di Mamma Giugeva? Oh, non quanto il ballito che avete improvvisato insieme. Sì, ma non è lo stesso fatto di partire le persone. Ma quello che non capisco è, come mai un giudare ha conquistato le favole delle genti, mentre voi, che siete definito saggio, non riuscite a fare il tratto? Non dovrebbe sentire più il fatto che i giullari si divertino con altri giullari. Come ben sapete, i giullari alla mia corte sono persone di potere. A me interessa in fondo solo il vostro favore, Signore, per cui fate questa guerra. Io e le stelle della Poggiano, ma prego, tornate sano e salvo.
Lo farò. Ho molte altre da fare, da combattere. Vedo che non dubitate più di voi stesso, se mai l'avete fatto. Un principe, all'inizio del 1300, uno di quelli che sembrano usciti da un poema cavalleresco, uno di quelli dal nome leggendario, di cui si raccontano gesta incredibili. Un guerriero impavido che combatteva in prima fila e rispettava i nemici valorosi. Zeroico, guarda ben questa feruda, ma fa attenzione, è lo conto de San Bonifazio. Un condottiero instancabile che divenne un mito ancora in vita. Il condottiero deciso a portare il proprio nome oltre le stelle.